Buongiorno, conferenza stampa con Nicola Cristovic. Ci avveremo per la traduzione della collaborazione del segretario sportivo Rosario Imparato. C'è la prima domanda da parte di Lino De Lorenzis, quotidiano di Puglia. Buon pomeriggio. Volevo chiederti questo. Nell'ultimo mese e mezzo circa sei cambiato, sembri un altro calciatore, in meglio chiaramente. Quanto sta influendo nelle tue prestazioni il cambio di modulo? Nothing changed. I continue with my style and I enjoy every game and I want to give to my team everything to stay in Serie A. Non è cambiato nulla, mi sono sempre allenato bene, ho sempre provato a giocare per la squadra, provato sempre a segnare dei gol e nell'ultimo periodo ci sto riuscendo. I tell I like play with two strikers, sometimes I come in for ball. And it's better I not go every time with five. Per me non è un problema, posso giocare con due punte tranquillamente, quando non vado a fare la lotta io c'è Piccoli e viceversa, mi trovo bene con due punte, giocare con una punta a fianco ma anche da solo. Tonio De Giorgi, Telerama. Ciao Nicola, Ciao. Volevo chiederti, il nuovo tecnico quando è arrivato cosa ti ha chiesto, perché lui dice, ho detto ai ragazzi le cose molto semplici ma chiare, a te in particolare cosa ha chiesto? Oh, for me, give me, I'm free and I come for ball and I go and for me give me everything and okay, I give to Gotti with goal and with assist is nothing and we have new energy. We now play the same, we start season amazing and after we have... Il mister mi ha semplicemente detto di essere libero, giocare come so, dare il meglio di me. Penso che appunto sia stato questo, come abbiamo iniziato a giocare bene all'inizio del campionato, poi c'è stata una piccola pausa, diciamo così, poi abbiamo ripreso a giocare bene. Semplicemente questo, il mister ha dato nuove energie e le abbiamo sfruttate al meglio. Pier Andrea Castro. Ciao Nicola, ciao. Manca pochissimo alla salvezza, quanto siete determinati a raggiungere questo obiettivo lunedì contro l'Udinese? We give Monday and I want and team want to win lunedì game and give for fans and for everybody and we... Noi pensiamo solo a vincere lunedì, anche se dovesse arrivare la matematica salvezza domenica, noi punteremo ad ottenere più punti possibile e quindi vincere anche il lunedì. La seconda, hai fatto 7 gol in questo campionato, hai propiziato altri 2 gol che sono venuti da autorete. Quando hai firmato per il Lecce, ti eri prefissato una meta di gol da segnare in questa prima stagione di Serie A? Yeah, first time I tell I want to score. Sì, ho segnato 7 gol, ma per me sono 9. Alla prima conferenza avevo posto come obiettivo di fare 15 gol, poi ho visto le difficoltà del campionato e mi sono anche detto che 10 più gol possono bastare. Negli ultimi mesi ho avuto molte occasioni per fare tanti gol, ma non sono riuscito. Il mio obiettivo ora è raggiungere il 10 più gol possibili. Gabriele De Giorgi, Lecce prima. A Cagliari la partita a un certo punto si è innervosita molto per le perdite di tempo, per alcuni diverbi in campo e a fine partita mister Gotti ha detto di essere rimasto positivamente sorpreso dal fatto che tu, che in genere hai un carattere diciamo più istintivo, sei invece rimasto con la testa nella partita invitando anche i compagni a stare calmo. La domanda è, in questo anno credi di essere cresciuto anche dal punto di vista mentale e psicologico? Yeah, I know and I have 4 yellow cards and I know next yellow card I not play with Udinese is very important for us and Gotti tell me okay not go with fight and okay. Sì, penso di essere cresciuto molto anche mentalmente durante quest'anno. Per quanto riguarda la partita di Cagliari sapevo che avevo già 4 ammunizioni e quindi con la quinta avrei saltato la partita all'Udinese ed era molto importante per noi. Appunto Gotti a fine partita mi ha chiesto com'è possibile che hai mantenuto la calma, tu che sei uno dei primi che invece inizia a fare battaglia con tutti, ha semplicemente risposto
che sapevo che prima o poi sarebbe arrivata la mia occasione per segnare, quindi mi sono concentrato su quello. Nei mesi passati, appunto, quando non segnavo, mi innervosivo subito, andavo a fare la lotta con molti, con gli avversari, e ho imparato appunto che mantenendo la calma prima o poi l'occasione di segnare arriva. Valeria Coi, Corriere Salentino. Buongiorno Nicola, buongiorno. Non ci sarà Piccoli lunedì, che come hai detto tu, il tuo compagno di reparto, che ti ha anche aiutato in alcuni casi, perché tu hai giocato molto con le spalle alla porta e hai avuto anche meno, ha più difficoltà ad andare in rete, insieme a Piccoli forse c'era più aiuto anche per liberarti, no? In aria. Preferiresti che il mister ti affiancasse qualcuno o che tornasse ad un modulo che ti vede unica punta? Sì, mi piace giocare appunto con un attaccante perché è difficile quando devo stare spalle alla porta, preferisco appunto avere più spazio con un compagno e spero che lunedì potremo giocare con un altro, cioè potrò giocare con un altro attaccante che mi affianca. Bruno Conte, Telenorba. Ciao Cristovic. Ciao. Il Lecce non ha un centravanti con la tua tempra, con il tuo carattere, dai tempi di Cevanton. Da dove nasce questa personalità così guerriera, no? Così combattiva? Ce l'avevi da quando eri bambino o l'hai acquisita nel corso del tempo? E poi l'anno prossimo, visto che la salvezza ormai è quasi ottenuta, pensi di restare a Lecce? Ti piacerebbe restare a Lecce anche se hai il contratto? Chiaramente queste, sappiamo che i contratti nel calcio hanno, lasciano il tempo che trovano. Ti piacerebbe restare a Lecce? Oh, I'm okay. I'm young, I have big problem with referee and with everybody and lot of time I take red card or yellow card. Sì, ero già così quando ero piccolo, una mentalità appunto dei paesi baltici, che questa voglia di lottare, e ora sto con l'aiuto di tutti, anche sto cercando appunto di essere più calmo per evitare di andare di essere soggetto a cartellini rossi oppure andare a fare la lotta con altri calciatori. Of course, it's my team now. Sì, voglio rimanere a Lecce, la mia squadra.